La tragica fine di Giulia Tramontano, l'ho accoltellata a morte, ho tentato di bruciarla. Nella notte è arrivata la confessione del fidanzato della vittima, Alessandro Impagnatiello. Il trentenne, barman in un hotel di lusso di Milano, è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore. Stando a quanto emerso, dopo l'omicidio, l'uomo ha tentato per due volte di bruciare il corpo della 29enne, incinta di 7 mesi. Avrebbe inoltre trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua auto, nella quale sono state rinvenute tracce di materiale organico. Il corpo è stato ritrovato poco distante dall'abitazione della coppia, sotto delle frasche tra due file di box. Dopo l'omicidio, il trentenne avrebbe tentato di incontrare, nella serata di sabato, l'altra donna con cui aveva una relazione, una collega di lavoro americana, dicendole che la compagna se n'era andata e che lui era un uomo libero. Una donna è stata uccisa in mattinata a colpi d'arma da fuoco a Roma, nella zona di San Basilio. La vittima, Paola Montanari, era una poliziotta e lavorava alla Camera dei Deputati. Gli agenti l'hanno trovata senza vita nell'androne di un palazzo. Subito hanno fatto partire le ricerche per individuare il killer, fuggito su un'auto bianca. È stato trovato poco dopo riverso nella vettura parcheggiata, si è ucciso sparandosi, utilizzando probabilmente la stessa arma con cui ha ucciso la donna. Ancora un incidente mortale sul lavoro, un operaio ha perso la vita a Pavone Canavese, Torino, in seguito all'esplosione di una bombola in un cantiere vicino all'autostrada 5, Torino Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area. Secondo i primi accertamenti, l'operaio investito dall'esplosione è morto sul colpo. Via libera dall'Eurocamera la legge a sostegno della produzione di munizioni europee per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. Nella notte a Kiev almeno 3 persone, di cui 2 bambini, sono morte nei bombardamenti russi sferrati, mentre l'allarme aereo è risuonato in altre 6 regioni del paese. L'Ucraina ha il diritto di difendersi, afferma il segretario generale della NATO Stoltenberg, parlando degli ultimi attacchi con droni che hanno colpito Mosca. L'acqua delle alluvioni della scorsa settimana è arrivata nel mare, per questo sono scattati divieti di balneazione nella parte settentrionale della riviera romagnola. Sono 19 le località lungo la costa su 98 in cui le acque non risultano conformi ai parametri. È quello che emerge dalla rilevazione effettuata dall'ARPAE. I punti sono concentrati in particolare nel Ravennate, nel Cesenate e nel Ferrarese. Nessun problema invece per l'area del Riminese, dove i controlli hanno confermato che il mare è pulito e dove quindi la stagione balneare può cominciare senza problemi. Al via il ponte del 2 giugno saranno quasi 15 milioni gli italiani in viaggio che approfitteranno del weekend a lungo per concedersi una vacanza, anche se il meteo non promette nulla di buono in gran parte del paese, soprattutto per sabato e domenica. Secondo l'Osservatorio Turismo di Confcommercio SVC, il giro d'affari generato sfiorerà i 6 miliardi di euro. Saranno le località marittime, le città d'arte, le mete preferite dai turisti, con una spiccata prevalenza nel mezzogiorno e nelle isole principali per il mare e nel centro-sud per i centri artistici. Il gruppo Ferrovie dello Stato fa viaggiare la cultura. È partito dalla stazione Termini di Roma l'Intercity, che vede raffigurate sulle fiancate le immagini più iconiche di Richard Avedon, tra i più famosi fotografi americani, le cui opere sono in mostra fino al 30 luglio alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo per l'esposizione Relationships, della quale il gruppo FS è partner. È un impegno grosso, anche perché è un impegno su vari fronti. Il Sud, questo è un treno che da Milano arriva a Palermo e a Siracusa. La cultura, forse prima di tutto la cultura, perché su questo treno noi iniziamo in qualche modo a far vedere le fotografie di Avedon, che poi si vedranno a Palermo, al Museo d'Arte Moderna di Palermo, quindi molto bello. E poi i giovani, nel senso che stiamo anche aiutando la scuola ad avvicinarsi alla cultura, perché supportiamo, spingiamo in qualche modo, abbiamo fatto un accordo perché dei ragazzini delle medie tramite il treno si avvicinino proprio alla mostra e possano iniziare a vederla sul treno. Su 2 carrozze del treno è possibile ammirare gli scatti del fotografo americano. Al momento dell'attraversamento dello stretto di Messina, le 2 carrozze prendono destinazioni diverse, con mete finali Palermo e Siracusa. La Sicilia è una regione chiave, insieme alla Calabria, per costruire il collegamento, diciamo così, il collegamento europeo Palermo-Berlino, che con il ponte assume una veste stabile. Quindi la Sicilia è un luogo dove noi investiremo per creare il potenziamento, i raddoppiamenti della linea in alta capacità Palermo-Catania-Messina, e quindi è una regione che sta all'attenzione del gruppo non solo per i grandi investimenti infrastrutturali, ma anche in questo caso per portare delle iniziative culturali di rilievo.
Ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 2 giugno. Situazione prima a livello europeo. Possiamo notare questo maestoso, enorme campo di alta pressione a nord delle Alpi. Dalla Germania in direzione Scandinavia, isole britanniche, i massimi sono proprio al largo della Scozia e dell'Irlanda. Sul Mediterraneo invece ancora una palude barica con temporali diurni. Sull'Italia quindi inizialmente bel tempo, una bella giornata solata, ma ecco qui con i colori blu la formazione di rovesce temporali durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi, tutta la dorsale appenninica e l'entroterra di Sardegna e Sicilia. In sintesi, la mappa dell'Italia ci conferma una bella giornata, ma poi durante il pomeriggio fucina di temporali saranno le Alpi e la dorsale appenninica, qualche temporale anche sulle aree interne delle due isole maggiori. Temperature comunque al centro-nord estive prossime ai 30 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.